hanno gridato per due giorni basta Kona e hanno vinto loro. Sui loro 500 piedi si sono messi in movimento per gli argini del Brenta, tirati dai sindacalisti USB, dai centri sociali e dal gruppo Melting Pot. Sono stati fermati dalla polizia a Boyon, ma hanno vinto loro. Mai più Kona e perciò dove? Ci è voluto il patriarca Moraglia e la disponibilità di quattro parrocchie del Mirese per scongiurare l'inumana prospettiva che circa 250 persone dormissero all'addiaccio sull'argine del Brenta. Dal tardo pomeriggio fino alla colazione di stamattina, il mondo del volontariato nelle parrocchie di Mira, Oriago, Borbiago e Gambarare si è mobilitato per fornire pasti caldi, coperte e un bagno. Nessuna protesta di strada, solo silenzio, calore e anche un po' di svago. Da un lato il patriarcato ha messo a disposizione le sue parrocchie e dall'altro però i cittadini miresi, a prescindere dalla provenienza e dal credo, si sono attivati e stanno lavorando insieme. Questo mi sembra importante. E adesso? Pare che i 250 in fuga da Kona verranno destinati a varie strutture per profughi di tutto il Veneto. Hanno vinto loro, basta Kona, e hanno pure creato un precedente. Se si scappa dal lab sovraffollato, si può andare in meglio. Certamente crea un precedente che può avere del pericoloso, dico, perché poi ormai le migliaia di persone che abbiamo nel territorio, se si mettessero tutti in movimento, creerebbe veramente un problema di ordine pubblico.